Ciao ragazzi, qui Gabby ed eccoci al decimo episodio di To The Moon. Prima di iniziare a giocare volevo solo dirvi una cosa. Alcuni di voi nei commenti mi avete scritto se potevo evitare d'ora in poi di fare le voci, quindi magari di caratterizzare i personaggi come Rosalene, Neil, fare quelle vocine che magari disturbavano un po' la serietà del gioco, perché mi avete detto che d'ora in poi avrà un grande significato, che è una storia veramente seria, importante, quindi bisogna giocarlo seriamente. Quindi io d'ora in poi cercherò di fare come avete detto, cercherò di giocarlo normale, senza voci. Per quelli che invece volevano magari le voci, fatemi sapere nei commenti se vi va bene così, altrimenti cercherò di trovare magari un compromesso. Questo episodio comunque lo farò normale, senza nessuna voce. Iniziamo subito a giocare. Allora, siamo ancora nella stanza, nella casa di John quando era piccolo. Qua c'è sua mamma. Non tira una buona aria e nemmeno la musica è bella. Va bene. Andiamo, questa è la cameretta di John, c'è un pallone e un letto a castello. Come mai un letto a castello? Vabbè, andiamo avanti. Cioè, forse John ha un fratello, perché il letto a castello... Boh. Non mi sembra che serva per un solo figlio. E pensare che questa piccola cosa ci ha causato tanti guai. Voglio tanto spedirla nello spazio con un calcio. Immagino che tutto quello che possiamo fare è mandare il segnale ad aspettare. Beh, pronta? Che cosa sta succedendo? Sta succedendo qualcosa! Veloce, mandalo di nuovo! Che cosa? Dottore, qualcosa non va. Che cosa? Dammi una mano, Lily. Le sue condizioni si sono destabilizzate. Bisogna riconfigurare le dosi. No, ci sta morendo John. Che cosa sta succedendo qui? Pare destabilizzato. Usciamo. Cosa? Usciamo dalla sua memoria, adesso. Di che cosa stai parlando? Se il sistema non si stabilizza subito, lo shock potrebbe danneggiare permanentemente chi è dentro. Mi stai prendendo in giro? Perché non stai uscendo allora? Non posso, Neil. Se entriamo usciamo adesso, tutto il lavoro verrà risettato. Non avremo abbastanza tempo per rifare tutto prima che Johnny... Oh, porca. Non ho intenzione di seguirti. Questo non è un film e tu non sei un eroe. Ti stai solo comportando da stupida. Allora perché lo fai anche tu? Esci subito da qui. Col cavolo, se te ne vai mi metteranno in coppia con Alistair. Hai idea di quanto puzzi? Peggio dell'odore di quell'incidente. Dannazione, Ney. Questo è quello che mi merito per averti aiutato a passare gli esami di ammissione. No, John. Non morire. Dai. Ah. Il miracolo è avvenuto, John è vivo. Dottore. Sembra vada tutto bene per ora. Ancora la zona buia, ragazzi. Questa qua è la zona, quella disturbata di prima. E indovina un po', la tua torta di carote fa schifo. Aspetta un secondo. Già, e all'ultima festa di Natale tu? Oh. Andiamo, muoviamoci prima che succeda ancora. Sai che non avevo intenzione, sai, di darti della stupida, vero? Sai che io invece sì, vero? Finalmente è giunto il momento. Però io volevo andare in quel ricordo disturbato. Dai. Ah, ma me lo sta facendo vedere? Ah, vuoi vedere che ci andiamo? Perfetto, sono proprio curioso di vedere cosa c'è in questo ricordo. Cosa è successo nell'infanzia di John? Da far tutto questo ricordo disturbato. Wow, non posso credere che abbia funzionato. Ce l'abbiamo fatta. Ma non sono sicura che mi piacerà questo posto. Cosa intendi dire? Sembra parecchio pacifico. Neil, hai notato qualcosa di strano prima nella stanza di Johnny? Cosa? C'era qualcosa di strano, l'hai notato? Io immagino di no. Non importa, spero solo di sbagliarmi. Qualcosa di strano nella stanza. Fammi pensare.
Boh, non mi sembra di aver notato niente di strano. Wow, suona favoloso. Lo so, ci crederesti. Ti ci devo accompagnare un giorno. Va bene. Fammi pensare, qualcosa di strano. Sì, c'era qualcosa di strano ora che ci penso. Dannazione, la sovrapposizione temporale è fuori controllo. Guarda quante versioni di lui ci sono, è come uno zoo. Ah, sembra che la palla si muova da sola e lui la sta inseguendo. Comunque sì, c'era qualcosa di strano. Vi ricordavate, ragazzi, abbiamo visto un letto a castello. Tutto grazie al sacrificio di questo piccoletto. Lo spero. Però non so, non mi sembra così strano alla fine. Cioè, boh, magari era là così a caso. Non mi sembra di aver notato nient'altro comunque. Oh cielo, guarda che ore sono. Meglio che vada, il negozio chiude prima d'oggi. Ok, stai attenta, Marta. Salutami i tuoi ragazzi. Lo farò, ci si sente presto. Beh, questa è la fine della strada. E tu mi dicevi che... Lascia perdere, sembra che mi sbagliassi. Voglio dire, questo posto è così pacifico. Immagino che l'unica cosa che possa succedere sia... Merda, no! Dobbiamo tornare indietro, ora! Aspetta, che cosa succede? Chiudi il becco e vieni! Cosa deve succedere? La mamma entra in macchina? No, no, aspetta. Qualcosa mi dice che succede quello che... No, lo sapevo! Lo sapevo! No, Johnny! Perché... Merda! Merda, 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 merda. Però come fa? Cioè, non può essere morto Johnny. Perché era ancora vivo, quindi alla fine... Non è così brutta la storia, vero? Forse lì si è fatto un po' male, forse per questo era il ricordo disturbato. Però aspetta. Forse c'entra qualcosa con il letto a castello. E se Johnny avesse... Non capisco. Se è svenuto, com'è che possiamo vedere questo quando lui non l'ha fatto? Comunque, sono sorpreso che sia sopravvissuto. In realtà, non lo è. Cosa? Cosa? L'ha detto anche lui? Non l'hai visto nella sua stanza, Neil? Johnny dormiva su un letto a castello. Joey! Ecco, era suo fratello. Joey, riesci a sentirmi? Joey! Perché hai colpito Joey, mamma? Perché l'hai colpito? Joey, svegliati, Joey! Svegliati! Merda! Era il fratello di Johnny. Fratello gemello, poi. Ecco perché ricordo era così disturbato. Joey! Anche se erano così giovani, perdere un fratello gemello, senza contare come deve essersi sentita la madre. Almeno Johnny aveva i beta bloccanti per rimuovere i suoi ricordi. Non che ne ricordi molto, infatti. Ricordi scollegati, ma non rimossi. Da qualche parte alcuni frammenti di quei ricordi devono essere ancora presenti. E la loro madre? Non credo che abbia preso dei beta bloccanti. Sembra che abbia perso qualche rotella. O almeno non credo che chiamasse Johnny Joy come soprannome. Ma se scambiava Johnny per Joy, che pensava del vero Johnny? Non mi piace qua, muoviamoci. No, ragazzi. Avevate ragione comunque. Adesso le cose si fanno più serie. Non è stata una bella scena da vedere. Però ora dove devo dirigermi? Qui no. Forse devo tornare al pallone a calcio. Ho tenuto nota a Joy. Sembra che questo non fosse l'unico ricordo non collegato. Strano, non sta più alzando una barriera. Non portare Yella.
Ok. Qua erano nel passato ancora, quando erano più piccoli, no. Quando era ancora vivo Joy. Credimi, dovresti davvero leggere questa serie. Sul serio, è davvero fortissima. Ho già letto 3 libri di fila. Come si chiama? Animorphs. Parla di un gruppo di ragazzi che si trasformano in animali per combattere lumache che controllano la mente. Beh, non mi piace quella roba con gli alieni. Perché no? È grandioso. Invece di andare a scuola, si trasformano in tigri e danno una lezione dei mostri spaziali. Fanno tipo ra 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 e poi prendono i laser e poi fanno più 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 più. Smettila. Vedrai, Johnny. Un giorno diventerò uno scrittore famoso. Scriverò il libro più fico di tutti i tempi e tutti i ragazzi vorranno il mio libro gratis. Diventeremo ricchi e compreremo delle case grandissime per me e la mamma. Come puoi diventare ricco regalando i tuoi libri? Gratis per i ragazzi, i genitori dovranno ancora pagarlo, ovviamente. Sì, sono sicuro che i genitori non vedono l'ora di darti tutti i loro soldi. Che c'è? Sei ancora arrabbiato per l'altra volta? Ah, andiamo. Ho solo chiesto io per primo il treno. Cos'è successo al tuo premio, invece? L'ho dato via. Ad un barbone? Ascolta, non è solo per l'altro giorno. Lo sai che sei sempre stato il preferito della mamma. Ehi, non è vero. Ricordi l'ultimo Natale? E a Pasqua, e quando sei andato a pesca, e... Ok, va bene, se vuoi puoi avere il mio treno. Davvero? Certo. Cioè, se te hai ragione, me ne comprerà un altro, no? Senti, Johnny. Che differenza fa chi possiede? Tutto quello che è mio è anche tuo. Tanto possiamo giocarci assieme, no? Sì. Giusto. Voglio dire, sei il mio fratello gemello, dopo tutto. Sei come una parte di me. Ehi, andiamo a confondere i vicini. Cosa? Mentre piove? Sì, mentre piove, forza! No. Wow, quel treno aveva così tante sfere che veramente, boh, una per vagone. Che pena però. Adesso che me l'hanno fatto conoscere che era così bravo ragazzo, che è morto, mi viene da piangere. Una specie di fiera, eh? Diamo un'occhiata in giro. E se io dessi un'occhiata in giro mentre tu rimani qua? E se invece continuassimo a parlare in forma di domande per la prossima ora? Smettila di blaterare e datti una mossa. Ah, hai rovinato il gioco. Frutta, frutta fresca! Mele, arance e pomodori. Abbiamo di tutto. Aspetta un attimo, i pomodori non sono frutti. Sì che lo sono. Le ovarie della pianta contengono i semi e per questo è un frutto. Ma fammi il piacere, pomodori. Non le chiamiamo mai frutti. Noi chi? Mi piace cucinare in gruppi, ok? Alcuni di noi la prendono molto seriamente. Ragazzi, questa non la sapevo. Ma non voglio quello stupido pupazzo. Voglio il treno. È l'ultimo treno rimasto. Vuoi scambiare il tuo premio con un orsetto? No, voglio solo il treno. Su, su, Johnny, non fare scene. È Joy che l'ha vinto, no? Ma ho vinto anch'io, è solo arrivato prima. Va bene, ti ci lascerò giocare anche te. Vedi com'è generoso tuo fratello, Johnny? Va bene, teste calde, non bloccate la bancarella ora. Forza, andiamo a vedere cosa c'è laggiù. Non sono una testa calda. No, che non lo farai. Andiamo per di qua. Vediamo, c'è un tizio qua che parla. Voglio sentire cosa dice. Benvenuti ed ammirate la ruota panoramica più piccola del mondo. Possiamo salirci? Assolutamente no. Ma funziona? Assolutamente no. Sembra che qualcuno abbia incollato delle sedie alla ruota di un mulino. Non lo so, non mi interessa. Però ci ha dato un ricordo. Ah, dobbiamo ancora trovare le sfere in questo livello. Ah sì, vedo molta fortuna nel vostro futuro.
Questo potrebbe divenire un avvocato e questo qua un dottore. Oh cielo! Forza, compro ad entrambi qualche caramella. Ehi, e i miei soldi? Sei un truffatore, invece hai visto male. L'altro è diventato, non so cosa è diventato. Uno che vuole andare sulla luna e un altro che, poverino, è morto di incidente. Bravo, hai indovinato. Andiamo per di qua. Servono 3 link mnemonici per procedere. Dove possono essere gli altri? Forse la bancarella, se ci premo. Ehi, e forse acchiappa la talpa? Acchiappa che cosa? Acchiappa la talpa, prendi un martello e colpisci le talpe. Ma non è abuso di animali. Sono talpe finte, stupida. È il modo nel quale la gente si sfogava prima che inventassero gli FPS. Com'è primitivo. Sì, è parecchio divertente. Dov'è che ne hai sentito parlare? Mia nonna lo adorava. Vuoi giocare? Devi solo colpire sulla testa per vincere. Sì. Ah, sì, proviamo a giocare sto gioco, che è un gioco nuovo. Usa mouse, consigliato. Proviamo mouse, allora. Ok. Ah, un minigioco, lol. No. Ah. Ok. Ok, mi sto già abituando. Sembrano i Pokémon là, come si chiamavano. Non mi ricordo, guarda ragazzi, veramente. Cioè, come si fa a dimenticarsi certe robe? Non mi ricordo neanche i nomi dei Pokémon. Non mi ricordo come si chiamano, niente. Non mi vengono in mente. Comunque, penso che sappiate quali intendo. Dai, ora mi impegno. Vai. Tempo scaduto. Vediamo un po'. Su un totale di 46 bersagli hai colpito 47 volte, di cui 37 sono andate a segno. È una percentuale di 80% colpi. È il tuo nuovo record. Però ci hai dato una sfera. Not bad. Il mago? No, no, non voglio parlare con lei. Bene o male mi direbbe qualcosa di ridicolo. Ok. Beh, in effetti non ha tutti i torti. Proviamo ad andare per di qua. No, qua mi sono impiantato. Allora per di qua. Qua c'è una bancarella del muratore. Cos'è? Niente. Un barbecue. E le prossime sfere dove possono essere? Forse per di qua. Ecco di qua. Di qua si può andare. Eccoli là Johnny e la mamma che stanno mangiando all'aperto. Non riesco proprio a capirti, Joy. Come fai a sopportare il loro sapore? Sono così aspre e disgustose. Vorrei dire aspre e fantastiche. Provane una. No, non voglio neanche assaggiare le olive normali. Dovresti provarne almeno una, Johnny. Chi lo sa, magari ti piacciono. Già. E da qui è nata la pazzia per le... No! Ho finito, mamma. Posso andare a giocare? Ok, ma solo nel parco giochi. E vedi di non allontanarti. Lascia il sacchetto, te lo tengo io. No, è mio, l'ho vinto io. Ragazzi, le olive in salamoia sono nate qui. Forse perché dopo le ha cominciate a mangiare, perché si ricordava di suo fratello Joy. Molto probabile. Beh, abbiamo tutti i link memnonici. Non ci resta che passare al prossimo ricordo. Vediamo se posso raggiungerlo per di qua. Ok, penso che dobbiamo andare per di qua. Seguiamo Johnny. E lui sa sempre dove andare. Cosa sta facendo? Niente. Seguiamolo. Johnny, dove stai andando? Dove stai andando? Bel modo di seguire gli ordini della mamma, eh? Sono proprio curioso. Cosa farà lì tutto da solo? Il segreto di Johnny verrà svelato. Cosa? Sta guardando la roccia? Tornato indietro? Forse questo è il luogo del faro? Forse. No. Vabbè. No, non è il luogo del faro. Wow! Wow!
Beh, ok, ha disobbedito a sua madre e ha trovato un posto bellissimo. Ma mettiamolo, sarebbe anche potuto essere stato divorato da delle tigri. Non ci sono tigri qua, idiota. Era solo una situazione ipotetica. Sai, quando ero bambino mio nonno mi portava ogni anno a vedere le stelle. Davvero? C'era una collina fuori città dove andavamo, la stessa ogni anno. Guardavamo le stelle fino al mattino. Beh, io lo facevo, per la maggior parte. Lui mi portava il telescopio. Ovviamente. Il punto è che, però, mia madre non voleva che stessi alzato fino a tardi. Il mio nonno le diceva sempre che andavamo in campeggio e nascondeva il telescopio in macchina. Funzionava bene, ma quando tornavamo al mattino dovevo far finta di aver dormito. In conclusione, questa è la storia di come ho iniziato ad essere caffè dipendente. Sei davvero terribile. Lo so. È un peccato, però. Tutti questi bei ricordi persi e mai ritrovati. E chi lo sa quanti altri ancora. Beh, come hai detto tu, prendi ogni momento per sé, no? Oh, Mer, te l'ho detto che c'erano delle tigri. Secondo me Joy? No, è River! È River, signore. Ciao! Aspetta, non andare! Io sono Johnny, tu come ti chiami? Sei nel mio posto. Il tuo posto? Oh, scusa, non volevo prendermi questo posto. Vuoi farmi compagnia? Sei qui per vedere le stelle? E tu? Guardale. Sapevi che ci sono così tante luci nel cielo? Sì. Oh, anche io. Hai detto che questo è il tuo posto, giusto? Solo durante la fiera. Non ti piacciono le folle? Neanche a me. Sai, non mi hai ancora detto come ti chiami. Non te lo dico. Tutti mi prendono in giro a scuola. Perché? Dicono che li faccio correre in bagno. Ah, ok, va bene. Beh, non può essere peggio di John. Voglio dire, tutti nel mondo, proprio tutti si chiamano John. Anche Master Chief. Anche in India? Probabilmente. Qual è il tuo problema? Eh? Cosa c'è di sbagliato nell'avere un nome che tutti hanno? Beh, è noioso, dai. Cioè, se ce l'hanno tutti, a che cosa serve? Non mi dispiacerebbe. Solo una volta, avere lo stesso nome che hanno gli altri. Come quelle luci nel cielo. Sembrano tutte uguali da qui, ma questo non le rende meno belle. È vero. Comunque, che cosa credi che siano quelle stelle lassù? Mio papà dice che sono grosse sfere di gas che bruciano. Oh, scommetto che se l'hai inventato. Perché mi direbbe una bugia? Perché sai, è quello che fanno gli adulti, si inventano le cose. Babbo Natale, coniglio pasquale, canguri, roba del genere. Hai mai fatto un coniglio pasquale con le stelle? Vuoi dire come una costellazione? Sì. Tantissime cose. Mai provato un coniglio, però. Vuoi che ne faccia uno?
Sì, faremo la più bella costellazione di sempre. Vediamo chi lo fa per primo. Ok, inizieremo tra 3 secondi. 3, 2, 1 e vista! Dove? Nel cielo. Ma dove nel cielo? Pensa in grande. La più grande fra tutte le altre. Non so. Aspetta un attimo. La vedo! Dimmi che cosa vedi. Là, giusto? Ci sono due orecchie e una testa. E poi? E lì... lì ci sono due piedi. Sì, e poi? E la luna! La luna e la sua grossa pancia rotonda. Allora, cosa pensi che siano davvero? Le stelle, dico. Non l'ho mai detto a nessuno, ma ho sempre creduto che fossero dei fari. Biglioni di fari, bloccati all'estremità del cielo. Wow, deve esserci molta confusione lassù. Invece no. Possono vedere tutti gli altri fari là fuori e vogliono parlare con loro. Ma non possono perché sono tutti troppo distanti per sentire cosa dicono. Tutto quello che possono fare è far brillare le loro luci da lontano. Ecco che cosa fanno. Fanno brillare le loro luci agli altri fari e a me. Perché a te? Perché un giorno io aiuterò uno di loro. Quel sacchetto, che cosa c'è dentro? Oh, è il premio che ho vinto ad Acchiappa la Talpa. Hai giocato a quel gioco? Ci ho provato, ma sono troppo impacciata. Che cosa hai vinto? Ho vinto una cosa. Non so davvero che cosa sia. Sembra una strana papera, Castoro. Posso vederla? È davvero strana. Vorrei poterne vincere una anche io. Johnny! Ah, la mamma mi sta chiamando. Tieni. Sai cosa? Puoi tenerla, è tua. Mia? Sì, ne posso sempre prendere un'altra. Non per vantarmi, ma sono il migliore a quel gioco. Verrai anche il prossimo anno? Certo, anche te? Sì. Stesso posto, stessa ora? Sì. E se ti dimentichi o ti perdi? Allora possiamo ritrovarci sulla luna, sciocca. Proprio sulla pancia del coniglio. Johnny! Arrivo! Oh sì, ho dimenticato la mia palla di stoffa nel sacco. Hai detto che sei impacciata, no? Puoi usarla per allenarti. Se si dovessero perdere... Aspetta, significa che... Non mi dire che non l'hai visto arrivare. Ed io che credevo che questa sarebbe stata una fiabesca storia dell'infanzia. Avrei dovuto saperlo che una ragazza sarebbe arrivata e messo su un melodramma. Immagino che adesso sappiamo che cosa fare per poterlo mandare sulla luna. Aspetta, non hai intenzione di farlo, vero? È il nostro lavoro, Neil. È questo che prevede il nostro contratto. Dannazione, Eva, aspetta! Eva! Oh, io penso di sapere che cosa ha in mente. C'ho una mezza idea. Però speriamo che non sia troppo drammatica la cosa. Però ragazzi, io vi dico una cosa. Penso di stoppare l'episodio qui.
Noi ci vediamo al prossimo, ormai penso che siamo quasi giunti alla conclusione, però vi dico, mi è piaciuto veramente tanto, sono veramente curioso di come andrà a finire, quindi noi ci vediamo al prossimo episodio di To The Moon, ragazzi. Ciao!